Viviamo, volenti o nolenti, in una società che anche nel mondo della musica cosiddetta d'arte o classica sembra crearsi degli idoli destinati poi a disintegrarsi dopo appena un biennio di fama. Siamo in un mondo che divora a tempo di record opere e personaggi per troppo poco tempo assurti a mito. È facile pertanto che ci si dimentichi di quelle figure che realmente hanno creato un modus pensandi, una filosofia e un credo da difendere sempre e comunque e ovunque in ottemperanza alla propria coscienza e coerenza. Personaggi, ad esempio, come Victor de Sabata, che a distanza di anni, di molti anni, si erge come un monolite alto e possente, incurante del tempo e delle mode, del tutto incorruttibile. Forse i più giovani diranno De Sabata? Chi era costui? Beh, presto detto, Victor De Sabata è stato uno dei più grandi interpreti della partitura e volutamente non uso il termine direttore d'orchestra perché sarebbe troppo limitativo ed offensivo in una realtà come quella moderna dove tutti sono dottori e maestri. De Sabata appartenne alla grande scuola italiana, quella formata per intenderci da Toscanini, Cantelli, Vernizzi, Molinari, Pradelli e Gavazzeni, da personaggi cioè che crearono un pensiero ed uno stile interpretativo basato sulla ricerca della cantabilità e del bel suono, ponendosi in contrapposizione con la scuola tedesca dell'epoca. Vorrei proporvi come primo ascolto un brano bellissimo e delicatissimo nello stesso tempo ed è il primo preludio dell'opera Traviata. Ne sappiamo benissimo che il preludio dell'opera Traviata sono due, l'altro prima dell'ultimo atto, che così preludia proprio alla morte di Violetta. Bene, questo invece è il preludio all'atto primo, sicuramente uno dei più conosciuti, nel quale campeggia decisamente il tema di Amami Alfredo, che è sicuramente uno dei più conosciuti di tutta l'opera. Ve lo propongo, quindi, diretto da Victor de Sabata. Thank you.
De Savata, uno degli eroi della bacchetta, mi verrebbe da scrivere, da dire, che nonostante i grandi sacrifici e a volte vite avventurose, sono riusciti ad imporsi in un momento storico che ancora riconosceva il valore dell'individuo e faceva della meritocrazia un valore assolutamente tangibile. Oggi purtroppo non è più così. Apparire è più importante di essere, è un bel sorriso, un ottimo marketing, è appunto dicevo, un sorriso stampato su un poster o su riviste specializzate, permette anche a un men che mediocre musicista di diventare un eroe. Mi verrebbe da dire o tempora o mores. Così non è per Victor De Savata. A questo punto desidero proporvi l'ascolto della Quinta Sinfonia di Beethoven, almeno una prima parte della Quinta Sinfonia di Beethoven, per dimostrare quanto anche i direttori italiani, a differenza di ciò che dicono molti ben pensanti, sapevano perfettamente amalgamare delle opere dei compositori tedeschi, ma a mio parere quasi mai viceversa. Ascoltiamo quindi una parte della Quinta Sinfonia di Beethoven. Victor De Savata dirige la New York Philharmonic Orchestra. Buon ascolto.
Victor de Sabata nasce a Trieste il 10 aprile del 1892 e morirà a Santa Margherita Ligure l'11 dicembre del 1967. Questo, per la cronaca, fu sia un compositore d'orchestra che un ottimo compositore. D'altronde, all'epoca era impensabile che un direttore d'orchestra non fosse un compositore. Oggi, purtroppo, è tutto diverso. Ebbe una carriera incredibile, direi, le più grandi orchestre del mondo, dalla Cincinnati all'Opera di Stato tedesca, al Teatro alla Scala di Milano, dove fu un vero e proprio eroe, ecco. E propose anche in prima esecuzione mondiale moltissime composizioni. Questo perché? Perché proprio lo studio della composizione dà la possibilità di saper interpretare ed entrare nella partitura di pagine inedite. È uno degli eroi della bacchetta. Questo esteta dell'interpretazione, e aveva un gesto apollineo, vi spingo veramente ad ascoltare tutte le registrazioni effettuate. Oggi sono facilmente ritrovabili sia su CD che naturalmente in rete. Sono versioni che noi definiremmo storiche per il suono, a parte che è un bellissimo suono quello che ci viene rimandato delle sue esecuzioni. Ma la cosa che lascia stupefatto è la cura del minimo elemento, sia ritmico che melodico, della partitura. Lui sapeva leggere tra le righe con una maestria unica. Aveva una pazienza nello studio realmente da certosino e aveva l'eleganza di un grande sarto, sempre intento a creare il più bel abito della sua vita. È una grande boccata d'ossigeno ogni interpretazione di De Sabata. In un mondo che è corrotto da uno smog, che non è solo lo smog che respiriamo, ma è proprio uno smog culturale, può essere un momento veramente interessante. Io ebbi la fortuna di studiare con il maestro Fulvio Vernizzi, che era un suo caro amico ed era realmente innamorato dalla classe, dalla sapienza e dalla modestia di questo grande direttore d'orchestra. Ai giovani musicisti, e a me per primo, anche se non sono più giovane, il consiglio di imparare, ascoltare, leggere e imparare. Vi lascio ora con un filmato, uno dei pochi filmati che c'è giunto di De Sabata, ed è il finale del Requiem. In realtà è un cinegiornale che riprende questo momento della discussione del Requiem a Roma, lui a capo dell'orchestra e il coro della EIAR, che era poi l'attuale RAI, ed è veramente un'emozione unica. A voi tutti la buona serata o la buona giornata. E se vorrete, a risentirci al prossimo appuntamento. Roma, per iniziativa dell'EIAR, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli si commemora solennemente il 150° anniversario della morte di Mozart, con l'esecuzione dell'ultimo lavoro restato incompiuto del compositore salisburghese, la Messa di Requiem, diretta da Victor de Sabata, con Maria Caniglia, Ebe Spignani, Beniamino Gigli, Tancredi Pasero e i complessi orchestrali e corali dell'EIAR. Assistevano alla manifestazione principi reali, ministri, l'ambasciatore di Germania von Mackensen, feriti di guerra e molte personalità.